Amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buonasera, buonasera. Come si chiama questo giocatore? Guller, come si chiama? Il giocatore del Real Madrid, se non sbaglio. Ancelotti dice, il pallone è innamorato di lui. Certo che il Real Madrid, ragazzi, quanti campioncini c'ha, quanti campioni c'ha, giovani, mentalità pazzesca. Finora Turchia e Georgia è stata la partita più bella che ho visto degli europei. Una partita dove il pareggio ci poteva anche stare, per carità, ma c'è stato spettacolo. Ho visto scene tecniche, giocate tecniche spettacolari. A Iris gli hanno annullato un fuorigioco per un'inerzia. Questo maledetto fuorigioco, purtroppo. Ormai con questo fuorigioco semiautomatico è così. Ma si dovrebbe discutere di questo fuorigioco. Detto ciò, partita bellissima. Kvaratskhelia ha fatto qualche giocata, non è stato spettacolare come al suo solito, però diciamo che ha fatto qualche giocata. Ha preso anche una traversa, la Georgia. E poi naturalmente si è riversata tutta in avanti, si è riversata, e nel frattempo arriva la pasta, si è riversata tutta in avanti, si è riversata, e come sempre capita, come sempre no, come tante volte capita, dopo quando il portiere è in avanti, capita che c'è il contropiede, il portiere non c'è, porta vuota ed è gol. 3-1. Ma ribadisco, finora partita meravigliosa è stata, mi sono divertito proprio dal primo all'ultimo minuto, non ho mai tolto lo sguardo sulla partita, invece delle altre volte sono stato anche un pochino mezzo addormentato, anche con l'Italia. Invece qua mi sono divertito. Vediamo cosa succede ora con il Portogallo, ci gustiamo, vi gustate, Cristiano Ronaldo, vediamo se questi doppi passi che fa in Arabia li farà anche qua. Non è una critica, non è una critica, non è una critica, però là, ragazzi, per l'amor del cielo, non è che sia un campionato attendibile. Comunque, resta sempre un grande campione, per l'amor del cielo. Bella partita, poi Turchia-Georgia, bella partita, vince la Turchia 3-1. Con questo gol spettacolare, questo tiro a giro di questo giovane giocatore del Real Madrid. E quindi, bella partita. Ci sentiamo casomai dopo la partita, vediamo se riesco a fare un video, non lo so. E un abbraccio, come sempre, buona cena e massicci incazzati fino alla fine. Sempre forza Juve.